Come sto? Bene, un personaggio. Io mi leverei i guanti. sai com'è? A regalare si regala più niente. Pronti? Ascolti, aspetta un attimo. Passo il pezzettino. Ciao, sono... C'è una cosa. Morirete? Ma che amato, guarda il borsellino del tonato con... Sei proprio un frocio, eh. Vai, su, veloce! Che hai fatto te? Eh? Dopo aver riso, che hai fatto? È mollato. Dai, va. È arrivato fin così? No, ho visto che hai fatto l'espressione, come ti rilascio. Che te? Sì, come si chiama la vostra disciplina? La nostra disciplina si chiama ciclo alpinismo. Sì. Praticamente raggiungiamo avvicinamento alle vette biciclette e poi... Adesso dove l'ho letto una definizione di ciclo alpinismo? Su Wikipedia. No, vai bene, niente, c'era lì. Correre sia in bici che a piedi sentieri di alta montagna. Bravo. Percorrere sia in bici sia in mountain bike. Sì. Sia in trekking che non... sentieristica di montagna. Sentieristica di montagna. Matteo, dimmi quando sei pronto. Qualche foglio, pari in doppio, lo buttano anche. Uno, due, tre. Perché le Alpi Apuane? Prima di tutto perché è un gioiello della Toscana. Poi, alcuni anni fa, alcuni biker cominciarono a posare le loro ruote sui difficili sentieri, sfidando lunghi chilometraggi e vaffanculo. Perché le Alpi Apuane? Perché non le pittoni? Perché le Alpi Apuane? Prima di tutto perché sono un gioiello della Toscana. Poi, alcuni anni fa, alcuni biker cominciarono a posare le loro ruote delle mountain bike sui difficili sentieri di questo gruppo montuoso, sfidando gli dislivelli. Perché le Alpi Apuane? Perché le Alpi Apuane? 3. Perché scegliere le Alpi Apuane? Perché sono un gioiello della Toscana. Perché alcuni anni fa alcuni biker cominciarono a posare le ruote delle loro mountain bike su questi difficili sentieri, sfidando lunghi chilometraggi e dislivelli extreme. Oggi hanno dato vita a un proprio e vero tour. Perché le Alpi Apuane? Perché le Alpi Apuane sono un gioiello della Toscana. Alcuni anni fa, alcuni biker cominciarono a posare le ruote delle loro mountain bike sui difficili sentieri di questo gruppo montuoso. Oggi hanno dato vita a un vero e proprio tour con tappe che sfidano dislivelli e chilometraggi extreme. Pronti, senti, via. Perché le Alpi Apuane? Perché le Alpi Apuane sono un gioiello della regione toscana. Alcuni anni fa alcuni biker cominciarono a posare le ruote delle loro mountain bike sui difficili sentieri di questo gruppo montuoso. Oggi hanno dato vita a un vero e proprio tour, sfidando dislivelli e chilometraggi extremi. Forato 1. Vai. Il secondo filmato invece è del Monte Forato. Stiamo approfittandoci. 2 buona. Il secondo filmato... Poi dopo lo fate voi, eh? Vai! Il secondo filmato trattasi del Monte Forato. Questa escursione prevedeva l'ascesa del Monte Forato dal paese di Cardoso. Sul sentiero 7, alcuni giorni prima, era stata inondata da alluvioni pluviali. Dai, stacca, quando vedi così stacca! Cioè... 3 buona. Dai, buona. Il secondo filmato in questione è il Monte Forato. Questa escursione prevedeva l'ascesa dal paese di Cardoso fino al famoso foro del Monte delle Alpi Apuane. Vai, buona 4. Il secondo filmato in questione è il Monte Forato.
navigazione prevedeva l'ascesa dal paese di Cardoso fino a proprio al Monte Forato. Sul sentiero 7 del CAI avevamo trovato ramoscelli d'albero. E stronzi. Ehi. Secondo filmato, che hai detto? 5 buona. Quasi alla fine. 5 buona. Il secondo filmato trattasi del Monte Forato. L'ascesa prevedeva dal paese... No, scusami, perdonami, vai. È buona. Il secondo filmato trattasi del Monte Forato. L'escursione prevedeva l'ascesa dal paese di Cardoso, in provincia di Lucca, fino proprio appunto al Monte Forato. Siamo sul sentiero 7 del CAI, dove nelle passate settimane era stato reso impervio dalle piogge torrenziali. Infatti nel filmato potete vedere il passaggio a 8 mani di tutte le biciclette, compresi i bikers. Extreme? Com'era? Dio mio, la parola extreme? Nasce dal fatto. Allora aspetta, 1, 2, vai. Questo tipo di escursione o tipo di viaggio nasce per la passione per la boa. Chuck. Questo tipo di viaggi, questo tipo di escursioni, nasce per la mountain bike e la nostra passione per la montagna. La parola extreme prende appunto questo termine per le... Sto girando, cazzo! Ti chiedi? Viaggio o escursioni prendono... Questo tipo di viaggio o escursione nasce per la mountain bike e la nostra passione per la montagna. Invece la parola extreme è dovuta al fatto che le escursioni durano anche 15-16 ore.